Ciao a tutti, vi voglio parlare di materiali. Allora, fino per tanti anni, diciamo 13-14 anni, ho sempre utilizzato lo stesso tipo di alette. Boh, tutto un tratto, anzi facevo anche un po' di promozione, no? Me le regalavano, ma non parliamo di quantità straordinarie, parliamo di quantità minime, non so, 2-3 pacchetti all'anno per poter, comunque funzionavano anche abbastanza bene. Beh, tutto un tratto, a quanto pare, non si sono più viste queste alette, però ho trovato una bellissima alternativa, un'alternativa veramente molto interessante. Come vedete, una grande superficie, quindi un grande volume di coda con questo tipo di aletta, e veramente mi trovo veramente molto bene, e sia alle corte distanze che alle lunghe distanze. Finalmente ho un'aletta per arco nudo che va veramente molto bene anche a 50 metri, ma anche alle corte distanze, e non ha tolto minimamente velocità alla freccia, ma ha una grandissima, veramente una grandissima stabilità. Mi permette anche, quando ho sbagliato un rilascio, mi accorgo che a 50 metri la freccia non è andata nel 5, è andata nell'8, cioè veramente ho fatto un grosso errore, ma la freccia comunque è andata nell'8. E veramente mi permetto di consigliarvi queste alette per arco nudo, che le ho trovate veramente performanti. Scrivetemi nei commenti se volete sapere che tipo di alette sono, io vi darò indicazioni, nei commenti per poterle comodamente acquistare. Un'ultima cosa, queste alette non sono minimamente sponsorizzato da questo tipo di alette, dal produttore di queste alette. Le ho comprate, le ho cercate, ho cercato e le ho pagate, delle alette performanti che andassero bene, che mi facessero fare dei punti. Quindi nessuna promozione su queste alette, ma solamente un consiglio per gli acquisti. Ciao!